2 giugno partiremo per il raduno a Rimini e il 14 partiremo alla volta di Dundee, Scozia, per il mondiale. Non c'è sosta per chi vuole conquistare attraverso la sua arte il mondo e dunque anche per Carmine Donaddio c'è strada ed ancora strada. Il giovane karateka della CESAM si sta preparando a partecipare al suo terzo mondiale, un palmares che continua ad arricchirsi di competizioni prestigiose ma soprattutto di buoni risultati. L'ultimo, quello di vice campione italiano conquistato a Milano ai campionati nazionali. Il primo step verso il mondiale sarà il raduno con la nazionale il prossimo 2 giugno. Da lì poi partenza verso la Scozia. Beh, l'emozione è tanta anche se stiamo al mio terzo mondiale. E niente, insieme al maestro Tano Fattorello ci stiamo allenando, ci stiamo preparando per affrontare al meglio questa avventura che ci aspetta. La proviamo a conquistare l'oro e vediamo di fare cose buone. Un cammino sempre più brillante che inorgoglisce non solo chi lo supporta da casa, ma anche chi, come Tano Fattorello, ha creduto da sempre in lui. È importante perché ci verrà a volare la volta della Scozia per un nuovo mondiale e in questa occasione avremo altri componenti del CESAM che non ne rivestiranno i colori nazionali ma saranno presenti in Scozia. Ecco, quante possibilità ci sono per Carmine stavolta di trionfare? In Romania ha conquistato il terzo posto, stavolta ce la farà ad arrivare primo? Ma in ogni caso è importante esserci, credo di sì perché conosco l'atleta, però è uno scenario che per la prima volta mi affaccio, quindi non posso garantirti il successo. Sicuramente sarà un trionfo, comunque vada. Il risultato di Scozia sarà secondario perché già arrivare all'ennesimo mondiale è stato un successo. L'ultima volta si è chiuso il podio, chissà che quest'anno con qualche aiutino dall'alto non si possa aspirare a qualcosa in più. Sì, abbiamo deciso di fare un piccolo gruppetto noi della palestra e andremo a chiedere questo miracolo a Montevergine e speriamo che ci porti fortuna.